dalla malattia Covid bisogna necessariamente essere nei termini di prescrizione di 3 anni, trascorsi i quali non è possibile più contestare eventualmente i postumi. Quindi diciamo che essendo i primi casi manifestati nel 2020, diciamo la prescrizione è prossima, in alcuni casi anche già si è verificata. Quindi il consiglio è quello di rivolgersi agli istituti di patronato, in particolare al patronato Inca, dove si può avere assistenza in tal senso. Così il direttore provinciale del patronato Inca della CGL di Chieti, Giuseppe Visco, parlando dell'aumento del numero delle richieste di indennizzo di chi ha contratto il Covid nei luoghi di lavoro e ne porta ancora i segni. Ma molti non sono informati, non sanno come muoversi. L'Istituto Nazionale Confederale di Assistenza della CGL quindi è a disposizione per delucidazioni. La stragrande maggioranza dei casi di Covid sono stati segnalati con certificati di malattia redatti dai medici di base. Tuttavia, una recente circolare dell'INEL ha chiarito che anche i casi trattati come malattia comune possono essere segnalati all'INEL come infortuni non denunciati. La segnalazione può avvenire da parte dell'interessato e può avvenire anche per il tramite dei patronati. Purtroppo su questa particolare casistica stiamo registrando delle disfunzioni che abbiamo già più volte denunciato. Cosa succede in questi casi? In questi casi l'INEL, che riceve la segnalazione dell'infortunio non denunciato, deve avviare la procedura amministrativa e chiedere al datore di lavoro di dover presentare la relativa denuncia di malattia professionale. Ed è qui che la pratica si intoppa. Nella maggior parte dei casi i datori di lavoro non adempiono a questo obbligo, che si tratta di un obbligo, e le pratiche vengono respinte per carenza di documentazione. Sulle infezioni da Covid-19 di origine professionale, dal report elaborato dall'INAIL emerge che il numero delle richieste è in aumento di più 1,8% a livello nazionale. Il 38% delle denunce riguarda soprattutto i tecnici della salute. Le più colpite sono le donne, ma morire sono soprattutto gli uomini. L'età media dei contagiati sul lavoro dall'inizio della pandemia è di 46 anni per entrambi i sessi, con la quota maggiore dei casi concentrata nella classe tra i 50 e i 64 anni. Tutti i lavoratori, anche che hanno avuto un contagio Covid, che non hanno ancora segnalato all'INAIL, possono farlo, e anche in casi in cui la pratica comunque viene respinta per carenza di documentazione, consente agli istituti di patronato di poter contestare queste respinte e chiedere all'INAIL di effettuare una valutazione medico-legale di persone che comunque hanno contratto il Covid e possono aver avuto delle conseguenze anche gravi da questo tipo di contagio.